Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati in questo nuovissimo di Minecraft. Oggi io e Nico avremo in tutto 4 costruzioni. E io e lui una volta a testa andremo a modificare 3... Cosa stai facendo? È un mi piace. Più o meno, molto più. Lasciatemi piace ragazzi! Comunque io e Nico dobbiamo andare a modificare 3 oggetti, 3 blocchi di quella costruzione. E l'altro avrà solamente 2 minuti per indovinare quale cosa ho modificato. Sei pronto Nico? Let's do it. Allora, inizio io, mi muto e ci sentiamo dopo, va bene? Ciao. Bye bye. Eccoci qua la prima costruzione. Quella verde è quella che non devo modificare. Invece questa è quella che andrò a modificare. Allora, posso fare in tutto 3 modifiche. E la prima che voglio fare è cambiare uno di questi cartelli. Posso cambiare tipo questo cartello che non lo troverà mai. Mettiamo un birch sign anziché un oak sign. Siccome se ne accorge, ma è molto difficile da capirle perché le costruzioni sono davvero enormi. Andrò a modificare solamente l'esterno perché all'interno queste case non sono arredate. Vediamo se c'è qualcosa di interessante potete modificare. Vediamo questo birch. Mettiamo qua un bel oak saplings al posto del birch saplings. E come ultima cosa, avevo visto che qua c'erano dei funghi. Qua c'è un fungo rosso e un fungo marrone. Potrei invertirli. Li invertiamo e vediamo se Nico si accorgerà di queste 3 modifiche. Nico, quando vuoi poi ti parti. Devo premere il cartello. Premi cartello. E ya basta? Ci sono pulsanti cartello, strani. Buongiorno. Hai 2 minuti da adesso. Ma è un po' grande questa casa. Ho modificato solamente l'esterno. Puoi stare tranquillo, Nico. Sono una brava persona. Tanto avrei modificato l'esterno, ma dietro, palese. Dietro? Posso mettermi in spectator? Certo che puoi fare quello che vuoi, Nico. Ok, così non mi vedi però. Vabbè, mi piace tanto. Ti vedo. Allora. Vale anche togliere tipo un fiore? Io posso aver tolto un fiore, aggiunto qualcosa, spostato qualcos'altro. Anche aggiunto. Aggiunto al posto di qualcos'altro, ovviamente. Allora ti dico, ho modificato solo il tetto. Dai, ti aiuto, ti do una mano enorme qua. Solo il tetto. Non è che sia comunque una gran mano. Allora, qua c'è tutta la casa. Birch, fiore, birch. Oh, però c'è un micelio, ma c'è anche qua. Birch, fiore. No, qui è uguale. Ma che cavolo! È difficile, Nico. Hai solo un minuto per trovare le differenze. Ma no, è impossibile. Nico, se guardi bene, si capisce. Hai 2 lati. Ne ho messe 2 nel lato destro e 1 nel lato sinistro di modifica, ok? Hai messo lo sombrico quello rotto. No, non è quello. Guarda bene il micelio. Non lo so, guarda ma il micelio. È grande. Nico. Qua ce ne sono 2. Qua ce ne sono 2. Guarda bene il micelio. No. E che c'ha? C'è qualcosa di diverso nel micelio. Avrei no? messo un fungo rosso qua, tipo. Ma va, guarda, è cambiato un fungo. Ma come faccio a notare? Vabbè, questo è un fungo. Dai, io pensavo di averli scambiati, invece l'ho solamente tolto. Va bene, uno. Una differenza trovata per Nico. Se no, anche poi, 2, Nico. Hai detto che ce n'è una a destra e una a sinistra. Un cartello. Un bel cartellino. Un cartello. Un cartello modificato. E anche un sapling. Oh, allora, ho modificato un cartello sapling e un sapling. Sapling non l'ho visto, li ho controllati. Ce n'è uno di Oak, lo vedi gigantesco, dai. Ma dove? Ma Nico, ma sei serio? Non hai trovato il sapling? Dove lo vedi? Tippati da me, forza, tippati. No, scusa, sono tutti di birch e questo è di Oak. Cioè, e poi ho modificato questo cartello, che è un cartello di birch con tutti quelli di Oak. Mi sembrava facile, no? No. Era facilissimo. Ragazzi, no. Nico, ho trovato solamente una differenza. Ma cavolo, ma sta casa è enorme. Mi hai fatto perdere un minuto a cercare le differenze sui lati. Ma ti ho fatto fare solo il tetto e basta, ti ho detto. Ma va, guarda, non mi parlare. Dov'è? Quindi un momento. Punto per Nico e basta. Adesso tocca a me. Forza, fai modificare le tue cose. Quale devo andare? Il 2? Il 2, ovvio. Guarda che se la costruzione è brutta, torno qua e la cambio. Bellissima. Allora, siccome Loco è infame e siccome lui, per lui si prende le costruzioni enormi e per me invece quelle microscopiche, le differenze che io farò saranno davvero infami perché io metterò un blocco di stone brick mossi qua e questa è la prima differenza. Poi un'altra cosa che andrò a modificare sarà qui che metto un barrel perché sono cattivo e spero che non si noti questa cosa. E l'ultima differenza invece la andiamo a mettere fuori. E dov'è che la andiamo a mettere? Semplicemente in questa zona qua, in cui metteremo un carpet letteralmente così. Olla, perfetto. Easy, vediamo se le troviamo. Mi posso tippare? Ok. Allora io non so quale era quella da modificare. Nel quella rossa devo modificare. E forse ho sbagliato. Cosa? Però vabbè, è okay, uguale, ho modificato l'altra. L'acqua fuori c'è Poppy. Poi qua ci sono delle cose, ok. Qua c'è la stessa cosa, ok. Crafting table, qua dentro ci sono. Tappi che siccome... Ah no, fai parla. No, dimmi.
No, siccome la mia casa è un ventesimo della tua, sono stato davvero tanto infame, proprio lo riconosco. Sì, ma qua sono... è decorata la casa. Poverino, io avevo solo una casa grande tipo 7000 chunk. Ma non è vero, ma non è una pagliacciata questa, dai. Dai, sono cattivo, ma neanche troppo, fidati. Allora, qua c'è un sapling della giungla. Una non la troverai mai. Dove... te lo dico. Non hai modificato niente, Nico. Qua c'è... Yamabelle, che stai... E non c'è nulla, qua sul tetto, due sapling... E io ti dico che hai beccato forse l'unica stanza che non ho modificato. Quale? Quella sul tetto. È l'unica che non hai modificato, quindi hai modificato qualcosa? Hai mangiato un pezzo di torta per caso? No, non avevo fame. La torta è uguale. Forse sul retro hai modificato qualche fiore sul retro? Qualche diana? Non si può neanche... sì, sì. Dico, per forza. I banner sono gli stessi. Ah, ti do il primo indizio perché è passato un po' di tempo. Allora, quello che non troverai mai è un brick che è cambiato. Ma non puoi modificare una cosa del genere, ma sei serio? Un'altra cosa invece è proprio un pezzo d'arredo che è cambiato dentro casa. Un pezzo d'arredo, là qua ci sono. Esce bookshelf, crafting table, bookshelf, crafting table. Qua è tutto uguale, non è cambiato assolutamente niente. Secondo il piano. Il terzo lo vedi? Sì, è da abbastanza in realtà, sai. Non pensavo. Di giorni con lo sto capendo. Cioè, qua c'è qualcosa, ok? Lì c'è un barrel, c'era lì anche il barrel. No, hai cambiato il barrel. Quello è il pezzo d'arredo cambiato. Ora ti invito a guardare l'esterno molto attentamente. L'esterno molto attentamente. Hai cambiato tipo una foglia, un fiore, qualcosa? No, è un piccolo dettaglietto aggiunto. Aggiunto? Tra virgolette, sì. Se vuoi dire aggiunto, sì. Qua ci sono i fiori tutti uguali. Ma what? Mi sei passato davanti. Vieni ma qui. What? Vieni qui. Look at this. Cos'è? Dov'è? È un tappetino. Dov'è? Ma come facevo? Ma dai! Ma non sono così infame Sai io! Qual è l'ultimo? Vieni, ti faccio vedere l'ultimo. Cioè, hai modificato un brick in tutta la casa! Questo qua non è un mossy brick di là, lo sai. Ma dico, ma sei stato infamissimo te! Perché secondo me le case non erano ben bilanciate. Ma questa era tutta arredata! Ma ho bilanciato. Stai tranquillo, ora è tutto a posto. Ma tu sei un infame pagliaccio. Ora possiamo tornare a giocare. Ma guarda, tu sei un infame pagliaccio. Siamo 1-1 adesso. Adesso ci penso io a te. Adesso mamma mia lo faccio dannare in questa casa. Allora cosa possiamo modificare? Io gli modifico una cosa qui sotto infamissima. Andiamo di qua e questo glielo togliamo. Togliamo questo all'angolo, ok? Voglio andare tipo sul tetto, vedere se c'è qualcosa di particolare. Ok, qua tipo togliamo una foglia. Togliamo esattamente questa foglia. Sì, io sono cattivissimo, quello non mi interessa. Andiamo qua in casa. E cosa possiamo modificare in casa? Ah, qua c'è un ultimo piano in cima. E allora, qua è una chest trappola. E si vede che è una chest trappola. E mettiamo una chest normale. Sono stato cattivissimo, ma non mi interessa perché lui è stato più, molto, ma molto più cattivo di me. Nico! Ehi! Puoi venire pure? 2 minuti, forza! TP3, giusto? Sì, TP3, forza. A partire ora! Oggi già iniziamo a fare un qualcosa di più contenuto. Mi piace questa cosa. Io penso che ho già trovato la differenza. Cosa? Perché queste foglie qua... ah no, sono sempre di jungle. Secondo te sono così banali, scusa. Non mi si muove più il pupo. Ok, sei mosso. Allora, qua ci sono i carpet così. Qua ci sono i fiorellini blu. Quello è giallo. Dentro i barrel non puoi modificare robe, giusto? No, dai, quello non sono stato cattivo, dai. Forse. Ok. Allora, i letti. 1:30 è passato, Nico. Allora, due blu e un giallo. In casa? Non hai cambiato i fiori. Sì, sono in casa. Ti vedo. C'è una margherita e due cosi blu. Che cavolo hai cambiato? Sapessi. Qua c'è la mossi, i banner sono uguali. Ho modificato una cosa in casa e due all'esterno. Ah no, era di qua anche così, davvero c'è un pezzo di legna storto in mezzo alla casa. A quanto pare sì. Comunque ho modificato una sola cosa all'interno e due all'esterno. Una sola cosa all'interno e due all'esterno. Ok, sarà qualcosa nei fiori palesemente. Può darsi. Quei fiori lì sono tagliati a metà, anche di qua sono tagliati a metà. Ce ne sono tipo... vabbè. Allora, è una cosa non sul fronte. Non ho modificato niente sul fronte, ok? Ma sul retro. Una cosa sul retro l'ho modificata. Se guardi bene si nota tantissimo. È una foglia in più, questa. Esatto. Qua. Cioè, c'è una questa. Foglia in meno, in realtà. Vabbè, sì, è uguale. Ok, va bene. Quindi è questa. 30 secondi. No, c'è uno stick qua. Hai detto che gli altri sono dentro? Una ancora esterna e una interna. Qua ci sono una cartografocottibo. Come si chiama? Oh, trapped chest! Trapped chest, è questa? No, non è vero. Sono entrambe trapped chest, a quanto pare.
Un'altra cosa esterna. Un'altra cosa esterna. Coi fiori. Ci sono due carpe. Coi fiori. Ci sono troppi fiori. Ma sono. Tempo scaduto, Nico. Qua, cosa? Dove sei? Se tu guardi i fiori qua e tu li guardi qua, non ti vedo, qua, dove si sei? Posizionano. E i fiori bianchi, dove stai? Vabbè, si posizionano in modo diverso, normale. Però vedi che qua c'è un fiore in più. Questo fiore di là non c'è, l'ho tolto. Io ci stavo pure guardando, però ti ripeto, sti cose che sono storti danno un botto fastidio. Già, e poi l'ultima era una trap chest. Dove sei? Tipati qua, all'ultimo piano. Questa di là è una trap chest, invece l'ho modificata Porca con una chest miseria. Normale. Questo poteva arrivarci. Quindi quello dico, solo una cosa hai trovato. Qui l'avrei potuto trovare tutte e tre, però, sai? Ce l'avresti potuto farlo, un altro punto perché per Perché entrambe Nico. Le ho guardate, vai. Cosa devo dico, andare tocca nel a te. TP4, buona fortuna. Aspetta che vediamo la reaction della casa. Dai, va bene, arrivo. Sono bravo, sono bravo. Allora, abbiamo la casa. Io non ho mai capito quale devo modificare. Però siccome lui è stato un po' più gentile questa volta, sarò più gentile anche io. Quindi in particolar modo io cambierò la TV e la metterò in concrete nera. O forse meglio questa qua, così mi piace di più. Ecco qua, che è una piccola differenzina. Poi un'altra differenza la potremmo mettere nei pulsanti, che magari anzi sì, togliamo i pulsanti. Ok, così. E un'ultima differenza invece la metterei. Sai cosa? Forse toglierei quella trapdoor, ma mi sembra un po' troppo facile. Quindi metterò anche io una chest fuori posto, ovvero una trapped chest qua. Sì, mi sembra interessante. Anzi, le metto tutte trapped, così. Buongiorno. Buongiorno, posso tipparmi? E sarebbe anche ora. Bello, 2 minuti. Io mi sa che ho sbagliato di nuovo a modificare la casa, però va bene. Partire nessun da problema. Ora, allora, all'esterno mi sembra tutto giusto, ok? Ma a quattro lati la casa, ricordo. A quattro lati, qua ci sono 3 condizionatori, un palo e un blocco. Qua è tutto uguale, qua ci sono 3 condizionatori, un palo e un blocco. Qua ci sono 2 con 2 bottoni sopra. Quante cose ci sono all'interno? Allora, vuoi un consiglio? Perché no, te lo do tra 10 secondi. Ma, cioè, è gigantesca sta casa! Tra 10 secondi hai un indizio che ti aiuterà tantissimo. E va bene, il tappeto è giallo, tappeto giallo. Fuori non c'è assolutamente nulla. Grazie, è tutto all'interno, è tutto... Hai modificato qualche cesta per caso? Presto per un altro indizio. Dovrei fare 20 secondi. Tutti uguali. Allora, il piano terra mi sembra completamente uguale, a meno che tu non abbia modificato qualcosa qui. Poi mi sembra tutto uguale anche qua. No, hai tolto i bottoni. Hai tolto i bottoni sulle fornaci. Dove? Qua. Esatto. Ok, un punto per me. La qua, poi. Hai modificato qua. C'è la black powder concrete. Invece qua c'è la black hull concrete. La black hull. Esatto. E l'ultimo. Voglio trovare anche l'ultimo. Cioè, devo fare. L'ultimo. Esatto, non è impossibile, secondo me, C'è un magazzino qua da qualche parte che è difficilissimo. Se avevi messo qualcosa qua. No, mi sembra. Dove hai messo il magazzino? Lì. Uno sgabuzzino. Allora, qua ci sono 8 ceste e 2 letti arancioni. 8 ceste e 2 letti arancioni. Qua ci sono 4 letti arancioni. Tappeti gialli. 2 letti arancioni, tappeti gialli. 30 seconds. Aspetta, allora, qua c'è un tappeto giallo. Tappeto giallo. È tutto. Io ti perdo, non so dove tu sia, non ci sto a capire più niente. Neanch'io, tranquillo. Qua è tutto uguale. Il bagno è modificato, forse? Non lo so, controlla bene i bottoni, l'acqua. Qua in cima c'è una trapdoor qua. I calderoni. Quella trapdoor, sai che la volevo togliere? Poi ho detto, però forse è troppo facile. Meno male che l'ho tolta. Allora, non riesco a trovare l'ultimo. Un indizio di allora, l'ultimo l'hai inquadrato e ci hai parlato. Ci ho parlato. No, è scaduto il tempo. Cos'era? Hai detto, qua ci sono 8 chest. Qua ci sono 8 chest. Però le 8 chest non erano uguali. Perché qua erano 8 trap. Mentre di là sono 4 e 4. No, sei serio? Yes. Non ci posso credere, ma dai. Comunque. Io ho fatto ben 2 punti, quindi 1 e 2. E Nico, ho vinto! 3-2 per Loco! Un po' infame, è il primo punto, però... Ma non è vero, bene. Ma guarda, erano facilissime! Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se volete altri video del genere, dove sfido i miei amici a trovare le differenze nelle costruzioni. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, che spero sia stati. Ciao a tutti!